Cipollino più ricettore. Questo pezzo di corno che abbiamo trovato per terra potrà rivelarsi un'arma preziosa. È durissimo, perciò potremmo usarlo come pugnale o per sezionare una carcassa, o anche per sfregare la pietra focaia. È più solido del legno, quindi potrà fungere da arnese multifunzione. Intanto lo portiamo con noi, poi lungo il cammino vedremo cosa fare. Il territorio comincia a cambiare. Sembra una terrazza fluviale. Giudicare da qualche pianta doveva scorrerci l'acqua. Vedi lì, c'è una spianata. Una terrazza fluviale è un alveo di piena dove gli animali spesso si radunano per abbeverarsi. Rappresenta un'ottima area di caccia. Scendiamo e vediamo che succede. Ce ne saranno 20-30. È la maggiore fonte di proteine che abbiamo incontrato finora. Li abbiamo fatti innervosire. Ho un arco, solo che sono sprovvisto di frecce. Ma per proseguire il viaggio abbiamo bisogno di grassi e proteine. Il motore ha bisogno di benzina. È il momento di mettere qualcosa sotto i denti. Prossimo articolo, signore e signori, un programma con quattro passi che comprano e rivendono oggetti dimenticati in aeroporti e container. Vi interessano una cintura da campione di box o un freezer in legno? Vi tentano un autobus in miniatura o un freno a paracadute? E un altro personale? E una nuova faccia? Sì! E allora questo è il lotto che fa per voi! Aggiudicate i signori a casa! Affari in valigia, una nuova stagione. Da lunedì 21 luglio alle 21:10. Su di mezzo. Nella foresta pluviale, dove le calorie sono il segreto per mantenersi al caldo, un branco di animali rappresenta un chiaro invito ad agire. Allora, visto che è uscito il sole, stavo pensando che ne potremmo approfittare per procurarci un po' di carne. Tuttavia, cacciare richiede armi, pazienza, fortuna e tempo. In altre parole, occorre un campo base. È il momento di andare a caccia se vogliamo mangiare. Ci vorrebbero anche 2 giorni, che è una scelta obbligata. Ci accampiamo in quest'area? Sì, in un raggio di 100 metri. Ho proprio voglia di mettere qualcosa sotto i denti. Ci serve una ricarica di energie. D'accordo. Forza. Intanto costruisco un tetto per ripararci e tenerci all'asciutto quando ricomincerà a piovere. In pratica sto usando il materiale che ci offre la foresta. Sto scavando una buca in cui accendere il fuoco. Le fecce e il muschio fungeranno da barriera protettiva e spingeranno il calore all'interno. Il mio stato nell'Arizona sarà a calduccio, ve lo assicuro. Il suo avanzare lento e sicuro consente a Cody di procurarsi il cibo senza affaticarsi. Questo è un frutto del legno. Ha un delizioso sapore di corteccia, immaginate un po'. Ne ho raccolti parecchi, perciò non dirò mai a Dave che ne ho mangiati altrettanti. Il bruco ha un buon valore nutrizionale in rapporto alle sue dita. Tuttavia ce ne vorrebbero 500 per un pasto completo. Non si scappa da questa roba, accidenti. Ovviamente questo è un buon motivo per guardare dove metti i piedi se cambi di scalzo. È ossidiana, un vetro vulcanico, utilizzato per realizzare vari tipi di contenitori. Era stato buttato qui, chi lo sa, una 20 anni fa. Ma per chi cerca di salvarsi la pelle, anche un rifiuto può rivelarsi un tesoro. Potremmo usare il fondo della bottiglia per farci la punta di una freccia. Sto
frantuma ci aiuterà a immagazzinare un po' di calorie. Il codice di sopravvivenza impone di allestire un rifugio e accendere un falò prima di provvedere al cibo. È il posto migliore in cui procurarsi il materiale da ardere nella parte superiore dei tronchi, perché è esposto al sole e al vento e durante il giorno non è piovuto sia qua di asciugare. La corteccia e i rami sono perfetti per il tempo. Speriamo che la barretta di ferro acciaio funzioni. Sto cercando di estendere la superficie il più possibile per riuscirci. Sorcia, com'è andata? Che nulla. Solara? Guarda, è una bomba. So già cosa hai in mente. Qui c'è una luna di punta da freccia. Mentre ti prepari ad andare a caccia, voglio mostrarti qualcosa che non ti farà fare i salti di gioia. No. Considerali dei piccoli oblobi muriti. Guarda. Cos'hai da dire, eh? Mai visto niente di più schifoso. Perché dovrei invogliare brutti e a una porcheria quando potrei mangiare carne a terra? Abbiamo visto cervi e stenti di altri animali, quindi c'è qualcosa di meglio da mandare giù. Meglio un uovo oggi che una gallina domani. Non nego che in caso di emergenza anche questo sarebbe cibo. Ma sto per andare a caccia e abbiamo tempo da vendere. Non devo mica mangiare adesso. Va bene, li lascio andare. Tanto non andranno troppo lontano. E vado a vedere tutto bene. Ma sappi che mentre puntiamo a prede più grosse, sono questi i monaletti a tenerci in vita. Ricorda? Sì, non c'è dubbio. Vado verso l'acqua, laggiù, e seguo la corrente. Un esempio di... Conto di camminare per non più di tre quarti d'ora. Creatività visiva. Deve essere uno stimolo. È il momento di scoprire per... se il tubo contiene tutti i pezzi per montare l'arco. Delle squadre di... Un arco lungo di brainstorming. Non è facile cacciare con questo tipo di arma, devi avvicinarti molto alla presa. Attività creative. A quanto pare dovrebbe funzionare. Intima. Adesso pensiamo alle frecce. Questo. Un ramo dritto per fare l'arco. Ti saluto.